Ciao ragazzi, allora finalmente riesco a registrare un video. Sono almeno un mese più o meno che non registro video, o comunque registro video e non riesco a caricarli perché o ci sono problemi con l'audio, ci sono problemi, non ho tempo, quindi in generale sono stata un po' incasinata tra virgolette e non vi ho potuto caricare nessun video. Mi dispiace tantissimo perché insomma è un momento che posso anche, insomma, per me è un hobby anche parlarvi di certe cose, insomma, e quindi mi dispiace tantissimo. Io quindi adesso registro questo video, spero di caricarlo. Il problema è che comunque mi hanno regalato il cellulare, quindi facendo video col cellulare ho notato che sente un fruscio strano. Quindi, insomma, tra l'altro i video che ho fatto li ho trasferiti nel computer e non riesco più a trovarli, quindi, insomma, un casino. Bando alle ciance, con questo preambolo volevo parlarvi dei prodotti di make-up o comunque il make-up che ho usato tantissimo quest'estate. Diciamo che quest'estate io mi sono truccata molto, perché io in genere cerco sempre di colorarmi con terre, magari con BB cream, insomma, piuttosto scure, quindi insomma è un modo anche per avere un po' più di colorito. Allora, come base ho utilizzato in particolar modo due prodotti. Allora, il primo è questo fondotinta, scusate un po' di rinite allergica, quindi apro il naso. Sembra che sembro Eros Ramazzotti come parlo. Il primo è questo fondotinta compatto della Pupa, eccolo qui, questo è il fondotinta solare, appunto, che si presenta in questa confezione molto molto pratica, con la spugnetta all'interno, lo specchio e il prodotto. Dunque, allora, questo fondotinta innanzitutto, allora io ho la colorazione 002, ha un fattore di protezione 15, quindi se per caso inavvertitamente vi dimenticate la crema, mettendo questo avete risolto il problema, perché è una protezione 15, certo non è altissima, però insomma non è neanche tanto bassa. Ha una buona copertura, però diciamo che è un fondotinta che più che altro resiste tanto all'acqua, quindi un fondotinta waterproof e comunque resiste anche al sudore. Io l'ho usato anche quando dovevo uscire, semplicemente che magari faceva tanto tanto caldo, quindi molto umido, utilizzando questo magari mi reggeva di più rispetto al normale fondotinta. Quindi utilizzavo questo e in abbinato utilizzavo anche la BB cream. Questa è la Sunproof Cream della Modern Tribe della Kiko. Io la colorazione medium 03, eccola qui. Questa invece è un bel po' più scura, quindi usando questo, questa un po' scuretta, insomma, avevo un bel colorito, bello abbronzato, anche comunque avendo anche un colore già abbronzato di base, logicamente. Certo non la potrei utilizzare a gennaio o febbraio. Ecco qua, chissà se si vedrà, non lo so, perché purtroppo questo cellulare non ha flash, quindi io sì, ho una luce, però non vorrei che mi ammazza comunque gli occhi, però vabbè dai. Spero che qualcosa si veda. Invece lo swatch di questo fondotinta è questo. Consistenza sì, cremosa, però nello stesso tempo è una cremosità particolare, vedete? Ecco qui. Insomma, si sono entrambe colorazioni piuttosto scurette, che comunque con i mesi invernali risulterebbero essere troppo scure. Poi come terra ho utilizzato tantissimo questa della Masterpiece Bronzer della Next Generation, dovrebbe essere, è la colorazione 01 ed è questa qui, molto bella. Ve l'avevo già fatto vedere nel video dei prodotti Kiko in saldo, eccola qua. Mi piace veramente tanto, anche perché sto utilizzando non il pennello, quello della Modern Tribe, che quello sinceramente ancora non lo sto utilizzando tanto, ma sto utilizzando un Kabuki che preleva meglio il prodotto. Mi piace tantissimo,
molto molto bella, chissà se si vede. Sono tre colorazioni, quella più chiara mi sembra un po' inutile perché non vedo che scriva quasi niente, ma vabbè, comunque non lo so se si vede, ragazzi. Comunque vi faccio vedere bene magari la cipria, così. A me piace tantissimo, piace tantissimo, è con quel tipo di pennello. Mi piace ancora di più. Poi, allora, come ombretti ne ho usato tantissimo, tre tipi, questi tre, perché sono entrambi a lunga durata. Dunque, ho utilizzato come base questo, della Pupa Vamp Cream Eyeshadow, il numero 001, che è praticamente un colore rosa, molto 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 chiaro. L'ho usato veramente tanto, lo sto utilizzando veramente tanto. Ecco, anche questo non credo si veda perché comunque è più che altro luccicante. Tra l'altro oggi era la Wycon, ne ho visto uno bellissimo, il numero 1. Penso che me lo prenderò anche perché sono in offerta a 5,90 euro invece che 6,90 euro, insomma risparmio 1 euro. Però sto pensando assolutamente di prenderlo. Purtroppo però con mia nipotina e con mia sorella, che comunque mia sorella mi ha frenato. Andiamo, andiamo, andiamo via con la bambina, eccetera. Non ho potuto prendere quello che avrei voluto, però vabbè, forse ci ritorno. Poi ho questo della Daring Game, numero 10. Sempre se non ho invertito le confezioni, ora non lo so. No, non le ho invertite. Il numero 10, questo. Facciamo uno swatch nell'altra mano. Che è questo matitone per occhi, un ombretto stupendo. Questo è un bel color malva, rocca malva misto grigio, che io lo adoro veramente. E poi ho il numero, penso questo 01, perché il colore è più chiaro. Tra l'altro devo aver invertito i tappi perché questo non chiude bene. Sì, ho lo 0, ah no, il numero 8. Il numero 8. Ed è, aiuto, questo bel bianco rosato, bello, molto illuminante. Entrambi io li ho usati tantissimo per andare al mare, perché sono comunque a lunga tenuta e usandoli comunque per andare al mare sono anche waterproof oltretutto, secondo me, perché non si toglievano neanche a pagarli oro. Mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto insieme. Mettevo questo malva nella piega dell'occhio e poi l'altro lo mettevo proprio sopra la palpebra. Buonissimi. Poi come matite ho usato queste tre, sempre della Kiko, e sono le Intense Color. Sono queste tre. Sono la verde, la marrone e la dorata. Quindi rispettivamente sono la 02, la 06 e la 09. Sono matite stupende. Vi faccio gli swatch anche di questi. Poi, tra l'altro, hanno gli sfumini. Veramente, a me sono piaciute tanto. La verde, magari, è quella che sto utilizzando di meno per adesso. Però la marrone è quella che sì, però l'ho utilizzato di più. Infatti, si vede comunque più piccolina. Eccole qua, queste tre stupende, veramente lunga durata, poi tanto tanto scriventi. L'unico problema è il fatto che sono difficili da temperare, perché ho paura che si spacchi sempre il temperino. Poi, per finire, aiuto, faccio un macello. Per finire, tre rossetti li ho usati tantissimo. Allora, il primo è questo della Bare Minerals. Che non chiedetemi il colore perché non lo leggo, magari ve lo lascio scritto qui sotto, che mi aveva regalato mia zia a Natale tempo fa, ed è questo bellissimo fucsia, bello, proprio tanto tanto resistente. Vi faccio lo swatch qua, questo fucsia veramente veramente bello, tanto pigmentato e poi tra l'altro tanto 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 duraturo, dura veramente un bel paio d'ore. Logicamente se mangiate un po' va via, però insomma essendo così bello pigmentato resiste tanto.
Poi ho usato tantissimo il 400 della AIM di Pupa, questo bel fucsia, diciamo, questo anzi rosa baby, piuttosto fluo, diciamo, bello, bello acceso come potete vedere. L'ho utilizzato tantissimo perché comunque con l'abbronzatura ci sta veramente bene, piuttosto fluo. E poi per finire l'All Fired Up della MAC, che avevo fatto un video con gli ultimi acquisti che avevo fatto, avevo messo anche questo rossetto, però purtroppo il video l'ho perso, quei famosi video. Eccolo qui, bellissimo il Fairy Dap, e ve lo metto qui. Allora, questo rossetto è piuttosto secco, però io alla fine ho comprato il Prep and Prime, quindi metto Prep and Prime, ossia insomma, la base per il rossetto, che in teoria dovrebbe far durare di più, e mi aiuta tantissimo nella scorrevolezza. Eccolo qui, All Fired Up, bellissimo, io lo adoro, poi dura tantissimo anche questo, mi piace tantissimo. Ok ragazzi, questo erano il make up che ho usato tantissimo quest'estate. Ora spero di riuscire a non avere problemi con questo video e riuscire a caricarlo. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!